Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 9. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao! Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting, stagione 9, episodio 105. In questa puntata vi parlerò brevemente di una bloggata intitolata Paul Hellier e l'ufologia classica. Se siete interessati a questo tema potete trovare due bloggate linkate in descrizione che appunto approfondiscono questo tema. Paul Hellier, per chi non lo sapesse, fu un ministro della difesa e dei trasporti del Canada, in particolare tra il 1963 e il 1967. Fu ministro della difesa, partecipò alle segretissime riunioni dell'Alleanza Atlantica e per il ruolo istituzionale svolto di ministro della difesa, Paul Hellier conosceva i segreti del NORAD. Ora, qui ci sono linkati, se ne due bloggate, una serie di dichiarazioni e interviste, una del 2008, Paul Hellier, in una dichiarazione pubblica, oltre a tutta un'altra serie di pubbliche, diciamo, dialoghi del 2015 e avanti, in cui Paul Hellier ebbe a acquistare una certa notorietà ufologica internazionale in seguito alle dichiarazioni straordinarie sul tema del complotto UFO. Quindi di conseguenza una valutazione approfondita delle dichiarazioni di Paul Hellier non possono essere procrastinate, essendo Paul Hellier un big dell'ufologia classica. Dichiarazioni straordinarie a cui però Hellier non ebbe mai a fornire prove straordinarie. Ecco, la presunta razza degli alieni nordici è una patacca incommensurabile, viola il corollario esodarwiniano. Certamente è vero che gli alieni visitano la Terra in modo sporadico e geograficamente sparso, e che il ricordo di tali rare visite si è confuso nel mito di alcune e poche limitate antiche religioni, non essendo mai stato, per adesso, razionalizzato in una memoria umana collettiva. Sono sicuramente corrette le valutazioni attinenti al quinto protocollo, tuttavia le dichiarazioni di Hellier, Paul Hellier, sono generiche, non v'è cenno dell'enorme problema della sovrappopolazione demografica, che è altrettanto importante tanto quanto il climate change. Ora, le rivelazioni di Paul Hellier ricordano un fiume in piena. Se volete approfondire questo tema, cliccate in descrizione, andate sulle mie bloggate e vi fruite le varie dichiarazioni fiume di varie ore di Paul Hellier. Ecco. Tuttavia queste dichiarazioni non mostrano prove straordinarie, nessuna argomentazione razionale che dimostri quanto enunciato, non sono diffuse informazioni corrette e fuori contesto storico. Dunque, dal 1963 al 1967 Paul Hellier fu il ministro della difesa canadese. Ora, dal 1963 al 1967 è stato statisticato del traffico alieno. Nel 63, caso dell'UFO australiano, poi quello dell'Illinois e della Hawaii e in Nuova Zelanda. Nel 64, un altro caso dell'UFO australiano. Nel 1965, caso UFO a Lynchburg e Williamsburg, più Foo Fighters avvistati alla base aerea di Edwards, e nel 67 caso dell'UFO jugoslavo e quanto anche nel New Mexico. È insolito che Paul Hellier non faccia riferimento a nessuno degli importanti casi di qui sopra, cui Paul Hellier avrebbe dovuto conoscerne i dettagli, avrebbe dovuto citare tali eventi, avrebbe dovuto chiarirne il loro ruolo in un contesto ufologico, cosa che invece non è mai avvenuto nelle sue lunghe interviste. Ora, il sillogismo che alcuni eventi UFO, di cui non è stato specificato il pattern nei discorsi di Paul Hellier, siano navi spaziali aliene in quanto capaci di movimenti zigzaganti, stop improvvisi ed accelerazioni violente,
umanamente impossibile da sopportare, sono una corretta valutazione attinente al fenomeno dei Foo Fighters ed alcuni UFO shape genuine. Queste considerazioni le ritrovate già da tempo in un antico libro di ufologia razionale, ufologia scientifica, in particolar modo quello del gli UFO sono reali, di cui vi invito ad andare a cliccare per andare a vedere, diciamo, di cui ne ho già parlato in vari podcast. In particolar modo vi lascio un link in descrizione nella playlist di paleofologia reazionale. Flying saucer are real. E quindi queste sono considerazioni che ebbe a riportare Paul Elliott, ma però, diciamo, di suo non ci mise niente. Si limitò sostanzialmente a riportare una serie di informazioni già precedentemente note. Inoltre, la valutazione, questa, diciamo, il fatto che eventi UFO avessero già una natura ETH fu già fatta da John Allen Hynekett, appunto l'astronomo che ebbe a fondare l'ufologia. Tuttavia è interessante notare che per questo, diciamo, valutazioni proposte da Hynekett furono riportate da Paul Elliott, ministro della difesa, che però avrebbe perlomeno dovuto esplicitare quali erano gli UFO shape genuine, non rimanendo in un ambito così generico, in discorsi senza, diciamo, alcun spessore specifico. Quindi la mia personale opinione è che la conoscenza della tematica UFO che Paul Elliott vanta, anzi millanta, non deriva da casi concreti con evidenze documentali straordinarie che Paul Elliott non mostra. Ma la conoscenza del tema UFO, che si ritrovano nelle dichiarazioni di Paul Elliott, derivano da fonti terze, come il giorno dopo Roswell, oppure di Edgar Mitchell, Nick Pope, Charles Hulls, Travis Walton, quindi una serie in qualche modo in cui si mescola spazzatura con altre considerazioni ufologiche di valore. Quindi la mia personale opinione è che Paul Elliott non sappia niente del fenomeno UFO alien, in quanto non cita mai casi ufologici avvenuti durante il suo mandato come ministro della difesa dal 63 al 67. Affermazioni straordinarie necessitano di evidenze straordinarie. Ecco, non ci sono prove portate da Paul Elliott, ma solo vaghe e generiche argomentazioni ufologiche che spesso entrano anche in contrasto con il corollario esodarwiniano, rendendo alquanto improbabili e molto tossiche le dichiarazioni pseudo-ufologiche rilasciate da Paul Elliott. Ora, qualche briciolo di verità è diffuso da Paul Elliott, visite aliene alla Terra e nel suo lontano passato, ma il soggetto, Paul Elliott, non cita mai casi concreti, specifici, luoghi, date, culture umane in cui è rimasto un imprinting alieno, con evidenze indirette di un paleocontatto. Quindi Paul Elliott non offre evidenze e non offre argomentazioni logiche a supporto delle sue tesi. Le sue dichiarazioni rassomigliano a un'operazione di intelligence per intrafottere le informazioni UFO, cioè lanciare qualche informazione vera in un pastone completamente falso per vedere chi abbocca. 1. Vedere se c'è qualche paese o nazione che abbocca la pastoia rilasciando informazioni UFO dopo il 2013, onde forse poter raccogliere le informazioni UFO e confrontarle con quello che già si sa, ma non si è rivelato. In questo caso Paul Elliott lavorerebbe in incognito per i servizi segreti canadesi, quali potrebbero raccogliere in modo autonomo informazioni sugli UFO dal 2013, grazie all'attività di Paul Elliott. Oppure 2. Paul Elliott potrebbe far parte di un condizionamento mediatico, far predigerire delle nozioni ufologiche al mondo in un pastone in parte vero in parte falso, in vista di successivi rilasci o scoperte scientifiche che in futuro potrebbero essere fatte e che potrebbero essere ritenute troppo scioccanti dai governi, senza un precedente condizionamento dell'opinione pubblica tramite una serie di rilasci di informazioni a piccole dosi, mescolando appunto nei pastoni cose vere con cose false, in modo da far predigerire le notizie.
3, Paul Hellyer potrebbe avvalorare le patacche dell'ufologia classica per creare alibi ETH, mezzi militari speciali USAF come Stealth Blimp, droni stealth per operazioni SEAD, Suppression Enemy Eye Defense. Se siete interessati a queste valutazioni su il grosso pastone che Paul Hellyer spaccia nelle sue dichiarazioni generiche, mescolando una serie di nozioni di cui lui non è portatore e non espande il tema, non porta casi specifici, ma si limita a riportare tutta una serie di informazioni generiche messe in circolazione da altri, ecco, il link lo trovate in descrizione. Per questa puntata è tutto, ciao, alla prossima.